andiamo a dimostrare il teorema di Aronow-Kennedy, che è di fondamentale importanza per andare a trovare i centri di istantanea rotazione. Allora, supponiamo di avere tre corpi rigidi che schematizziamo in questo modo. Quindi abbiamo corpo 1, 2 e 3. Dunque l'obiettivo è trovare un legame tra i centri di istantanea rotazione nel moto relativo di tre corpi estrapolati da un meccanismo. Quindi ci interessa il centro di istantanea rotazione di 2 rispetto ad 1, che coincide con 1 rispetto a 2 nel moto relativo, per la reciprocità, il centro di istantanea rotazione di 2 rispetto a 3, che coincide con quello di 3 rispetto a 2, e di 3, 1, 1, 3. Quindi possiamo scrivere qui quanto segue. Allora, P2, 1 coincide con P1, 2, P2, 3 coincide con P3, 2, P3, 1 coincide con P1, 3. Ok? Quindi alla fine noi abbiamo tre centri di istantanea rotazione che riguardano questi tre corpi rigidi, il moto relativo dell'uno rispetto all'altro. Allora, supponiamo che questo sia il P2, 1. Da questo momento in poi non facciamo più distinzione tra 2, 1 e 1, 2, perché abbiamo detto che sono identici, che coincidono. Immaginiamo che qui cada l'altro centro di rotazione, il P3, 1, e supponiamo che il terzo centro di istantanea rotazione, cioè il 2, 3, cada qui. Ok? Quindi questo è P2, 3. Cioè non sono allineati. Quindi partiamo dal caso più generale, in cui questi tre punti sono posizionati in maniera casuale sul piano. Va bene? In maniera casuale vuol dire che non sono allineati tra di loro. E vediamo se le cose funzionano. Supponiamo di conoscere questa velocità angolare omega di 2, 1, associata a questo centro di istantanea rotazione. Supponiamo che questa sia la velocità angolare omega 3, 1, associata a quest'altro centro di rotazione, il suo moto relativo di 3 rispetto a 1. Di conseguenza, avendo imparato dalle lezioni precedenti come effettuare l'analisi cinematica, noi possiamo calcolare il vettore velocità di questo punto ritenuto appartenente al membro 2. In quanto tale, quindi, questo vettore velocità è perpendicolare alla congiungente con il corrispondente centro di istantanea rotazione. Questa è la velocità di P2, 3, ritenuto appartenente a 2. Posso calcolarlo facilmente, anche in forma vettoriale, come omega 2, 1 vettor P2, 1, P2, 3, che mi dà la posizione di questo punto rispetto a questo centro di rotazione. Ok? In maniera analoga, lo stesso punto può essere ritenuto appartenente al membro 3 e quindi di conseguenza avrà un vettore velocità diverso. Quindi sono due punti sovrapposti ma che si muovono, uno solidale al membro 2 e l'altro solidale al membro 3. Quindi di conseguenza, questo non deve meravigliarci, che hanno due vettori velocità diversi. Quindi se congiungo questo punto con il P3, 1, ottengo questo
altro vettore velocità, che sarebbe la velocità dello stesso punto P2,3, però ritenuto appartenente a 3, come abbiamo appena precisato. Quindi questo angolo è 90 gradi, quest'altro è ancora 90 gradi. Bene, ora se andiamo a considerare il moto relativo tra 2 e 3, moto relativo tra 2 e 3, che cosa accade? Io posso scrivere la relazione dei moti relativi in questo modo, posso scrivere che la velocità di P 2,3 appartenente a 2, per esempio, è uguale alla velocità P2,3 appartenente a 3 più la velocità, sempre dello stesso punto, P2,3 nel suo moto relativo di 2 rispetto a 3. Ok? Quindi come apice indico i moti assoluti o relativi. Quindi questa sarebbe la velocità di 2 appartenente al membro 2, la velocità dello stesso punto appartenente a 3, la velocità dello stesso punto nel moto relativo di 2 rispetto a 3, quindi assumo in questo caso come moto di trascinamento quello del membro 3 e come moto assoluto quello del membro 2, tant'è vero che potremmo ritenere anche il membro 1 fisso, questo ci aiuta a ragionare, anche se in generale possono essere tutti e tre mobili naturalmente. E allora che cosa accade? Questa relazione deve essere rispettata, perché questa è la legge dei moti relativi sulle velocità. Ma queste due velocità io le conosco, quindi in questa equazione l'incognita è data da questo vettore. Va bene? E mi accorgo che questo vettore è naturalmente diverso da zero, perché se vado a considerare la differenza vettoriale di questi due, ovviamente il risultato è diverso da zero. No? Infatti posso scrivere che la velocità di P2,3 nel moto relativo di 2 rispetto a 3 è uguale alla velocità P2,3 ritenuto appartenente a 2 meno la velocità P2,3 ritenuto appartenente a 3. Giusto? Ma quindi se vado a sviluppare vettorialmente, graficamente, questa equazione vettoriale, io ho che dovrei considerare la somma appunto tra questo vettore, che sarebbe meno VP2,3 ritenuto appartenente a 3, e quest'altro. Con la regola del parallelogramma otteniamo questo risultato, colore diverso, come velocità relativa. Questo è il vettore velocità dello stesso punto P2,3 nel moto relativo 2,3. Ma la cosa interessante è che questo vettore velocità è diverso da zero nel moto relativo di 2 rispetto a 3. Ma attenzione, perché noi siamo andati a considerare il punto P2,3 e abbiamo considerato P2,3 come centro di istantanea rotazione nel moto relativo di 2 rispetto a 3. Ok? Per cui siamo arrivati ad un assurdo. Perché se P2,3 è il centro di istantanea rotazione, ossia polo velocità, nel moto relativo di 2 rispetto a 3, la sua velocità deve essere uguale a 0. Quindi se io vado a considerare i tre punti che non sono allineati, giungo ad un assurdo, perché giungo a trovare un vettore velocità diverso da 0, quando invece dovrebbe essere uguale a 0 in quanto polo delle velocità. Se infatti noi andiamo a fare lo stesso discorso considerando i tre punti allineati, e quindi il 2,3 lo vado a posizionare non in maniera casuale come in questo caso,
ma la vado a posizionare sulla, sulla retta che congiunge i punti P2-1 e P3-1, immaginiamo che cada qui per esempio, immaginiamo questo sia appunto il P2-3, e proviamo a rifare lo stesso ragionamento, stesso identico ragionamento, però in considerazione del fatto che P2-3 si trovi allineato con gli altri due, cioè P2-1 e P3-1. La velocità angolare è la stessa, posso calcolare la velocità di questo punto ritenuto appartenente a 2 e posso calcolare la velocità dello stesso punto ritenuto appartenente a 3. E quindi vedete che i due vettori di velocità sono questa volta paralleli ed paralleli equiversi, e quindi la differenza tra questi due vettori è uguale a 0, come deve essere. Quindi il centro di istantanea rotazione P2-3 deve necessariamente trovarsi allineato con gli altri due. Questo è il teorema di Aaron-Kennedy, o di allineamento dei centri di rotazione. Ok? Perché se lo andassimo a considerare fuori in qualsiasi altra posizione, avrebbe sempre una velocità diversa da 0. E quindi giungiamo ad un risultato che è incongruente con il fatto che si tratta appunto di un centro di istantanea rotazione, ossia un polo delle velocità. Va bene? Quindi abbiamo dimostrato che nel teorema, appunto, nel teorema di Kennedy afferma che P2-1, P2-3 e P3-1 sono allineati. Naturalmente il discorso può essere generalizzato se indico i tre corpi rigidi con IJ e K, posso scrivere PIJ deve essere allineato con PJ e K, che deve essere allineato con PIK. Naturalmente questo vale per tre qualsiasi corpi rigidi presi sul meccanismo. Va bene? Bene, allora andiamo ad applicare subito questo discorso, così da ricavare appunto i centri di istantanea rotazione. E facciamo riferimento a questi meccanismi che sono già riportati sulla lavagna. Faccio un po' di spazio. Considerare manovellismo biella madre in bielletta. Abbiamo visto che qui in generale ne abbiamo 15 possibili. E come posso trovare questi centri di istantanea rotazione? Innanzitutto devo partire dalla conoscenza di alcuni di questi, altrimenti non posso applicare il teorema di Aaron-Kennedy se non ne conosco neanche uno, no? Devono essere allineati, ma se non ne conosco neanche uno, ovviamente gioca poco. Da dove vengono le prime informazioni? Le prime informazioni provengono dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli, cioè delle coppie cinematiche. Quindi se io qui ho una coppia rotoidale tra il membro 1, telaio, e il membro 2, che è la manovella, qui sicuro c'è il P2. Scrivo P2 per alleggerire la simbologia, sarebbe P2-1. Vabbè, ma quelli riferiti al telaio ci risparmiamo di scrivere 1 perché si tratta di centri nel moto assoluto. Va bene? Qui abbiamo un'altra coppia rotoidale tra il membro 2 e il membro 3, quindi questo è P2-3 e così via. Questo è il P5-3. Un'altra coppia rotoidale, questo è il P3-4. Per quanto riguarda il membro 4, cioè il pistone, è accoppiato tramite una coppia prismatica con il telaio e quindi il suo moto è una pura traslazione. Quindi il suo centro di istantanea rotazione è all'infinito ed è un punto improprio, quindi il P4 è un punto improprio all'infinito.
Andiamo avanti. Qui abbiamo un altro centro di rotazione al centro della coppia toroidale, questo è il P5-6 e il pistone 6 si muove all'interno del cilindro, quindi con questa coppia prismatica, per cui vale lo stesso discorso di prima, centro di istantanea rotazione appunto è proprio, questo è il P6 infinito. E questo è tutto, cioè abbiamo trovato i centri di istantanea rotazione dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli, cioè delle coppie cinematiche. Questo è il punto di partenza. Da qui in poi possiamo applicare ripetutamente il teorema di Aaron-Kennedy al fine di trovare tutti i centri di rotazione mancanti. Quanti sono questi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In totale sarebbero 15. 7 già li conosciamo, ne mancano 8. Allora, per l'analisi cinematica, come dicevo prima, non è indispensabile trovarli tutti. È sufficiente associare ad ogni corpo rigido del meccanismo il corrispondente centro di istantanea rotazione nel modo assoluto. Questo lo possiamo fare abbastanza agevolmente. Allora, il membro 2, la manovella, ha un moto puramente rotatorio intorno a P2 e quindi già lo conosco. Il membro 4 ha un moto puramente traslatorio rettilineo e quindi il suo centro di istantanea rotazione è improprio, ma lo conosco. Il membro 6 ha un moto puramente traslatorio e il P6 lo conosco. Cos'è che mi manca? Mi manca il P3 e il P5, perché in questo meccanismo ho due corpi rigidi, cioè il membro 3 e il membro 5, che eseguono nel piano un generico moto rototraslatorio. Ok? Ne ho due, no? Uno soltanto come nel quadrilatero, per esempio. Quindi ho due piani mobili, uno associato a 3, uno associato a 5, che si muovono con un moto rototraslatorio. Va bene? Quindi mi interessa trovare prima di tutto il P3 e il P5. Questo lo posso fare abbastanza agevolmente applicando il teorema di Aaron-Kennedy. Infatti, è chiaro che se la mia incognita in questo caso è P3, P3 deve essere allineato con chi? Chiaramente devo sfruttare quelli che conosco, questa è l'incognita, per cui deve essere allineato con due che conosco evidentemente. Allora, P3 deve essere allineato con P2 e con P2-3. Guardate i pedici che devono rispettare quell'ordine, naturalmente. Ma P3 deve essere allineato anche con P4 e P3-4. Va bene? E poi devo trasformare queste condizioni di allineamento in una rappresentazione grafica con una retta, la quale potrei dare anche una forma analitica, naturalmente. Allora, P2, P2-3, questa è una prima condizione di allineamento, questa. La seconda condizione di allineamento, che proviene sempre dal teorema di Aaron-Kennedy, P4, P3-4. P4 è un punto improprio, quindi qualsiasi retta perpendicolare all'asse del cilindro va bene per quanto riguarda P4, ma deve passare anche per P3-4. P3-4 è questo, e quindi l'altra condizione di allineamento si concretizza in questa retta. Per intersezione trovo P3, che era quello che cercavo. Guarda caso, il risultato è identico a quello che avremmo ottenuto applicando il teorema di Chasles. Ovvio, deve essere identico, tant'è vero che questo punto si muove di modo puramente rotatorio con questo centro di curvatura e quindi la traiettoria è nota, è una circonferenza. Quest'altro punto si muove secondo una traiettoria rettilinea, quindi se prendo le normali alle due traiettorie ovviamente ottengo lo stesso risultato, va bene? Con la differenza però che il teorema di Chasles vale per il singolo corpo rigido. Quando abbiamo a che fare con meccanismi complessi non riusciamo a venirne fuori e allora applichiamo il teorema di Aaron-Kennedy, fermo restando naturalmente la coincidenza dei risultati.
Abbiamo trovato P3, dobbiamo andare a trovare P5. Quindi P5 è il centro di istantanea rotazione nel moto assoluto di 5 rispetto al telaio. Quindi P5 deve essere allineato con il P5'3 e P3 che abbiamo appena trovato. P5 deve essere ancora allineato, per esempio, con il P6, P6 che è un punto improprio, e il P5'6. Bene, andiamo a rappresentare queste rette che esprimono le condizioni di allineamento dei centri di rotazione, e quindi abbiamo che P3 deve essere allineato con P2 che sta qui, ok? P5, P3, P5'3. Quindi il 5'3 è questo e il P3 è quest'altro. Quindi la condizione di allineamento è questa. Va bene? P3, P5'3 e P5 che voglio trovare. Ma ho un'altra condizione di allineamento che sarebbe il P6 infinito e il P5'6. Per cui devo prendere la perpendicolare qui e ottengo questo punto che è appunto il P5, cioè il centro di istantanea rotazione nel modo assoluto di 5. Per quanto riguarda l'analisi cinematica, questi centri, come preannunciato, sono sufficienti. Per esempio, possiamo facilmente e rapidamente rappresentare i vettori velocità dei punti significativi dell'intero meccanismo. Possiamo farlo velocemente, quindi supponiamo per esempio di conoscere una omega 2, il meccanismo è ad un grado di libertà, lo abbiamo verificato con la formula del Grubler, quindi è sufficiente assegnare un unico parametro di velocità per poter ricavare la velocità di un qualsiasi altro punto dell'intero meccanismo. Va bene? Quindi il vettore velocità di questo punto, vado veloce senza scrivere formule, è questa. Ma questo punto appartiene anche a 3, questo è il centro di rotazione, quindi questa è la omega 3, che sarà antioraria, perché deve essere congruente con la rotazione di questo punto rispetto al punto 3, come vedete gira in senso antiorario. Dalla conoscenza di omega 3 posso ricavare il vettore velocità di quest'altro punto e mi interessa ancora il vettore velocità del punto di giunzione con il membro 5. Vedete, per quanto riguarda il membro 3, questi tre vettori velocità che sono riferiti a tre punti del membro 3 girano tutti intorno a pi con 0. Perché? Perché, come abbiamo dimostrato in maniera abbastanza approfondita, il campo vettoriale delle velocità è circolare intorno a π0 e quindi lo vediamo qui sovrapposto su questo meccanismo. I tre vettori viola girano intorno al punto P3. Ma come detto, in questo meccanismo non c'è solo M3 che si muove di generico motopiano, c'è anche M5 che rappresenta la bielletta. Ok? Bene, di questa bielletta io conosco il vettore velocità di questo punto, che è un punto in comune tra 3 e 5, perché 3 e 5 sono uniti tra loro mediante un'altra coppia rotoidale, e quindi posso andare a dividere questo vettore velocità per la distanza con P5 questa volta e ricavare un vettore velocità omega 5 che è diverso da omega 3 in generale, perché sono due piani mobili. Ognuno si muove per fatti suoi, sono collegati perché complessivamente il meccanismo è un grado di libertà, ma le leggi di moto sono diverse, va bene? Noto l'omega 5, che in questo caso è congruente anche in verso, vado a ricavare il vettore velocità di questo punto qui. Ok? E vedete come anche in questo caso questi due vettori velocità
ruotino in senso antiorario intorno a P5, poiché il moto, il campo vettoriale, è ovviamente ancora circolare intorno a P5, va bene? E vedete che complessivamente il meccanismo si muove in questo modo. Quindi, quando ho un movimento orario dell'albero motore, il primo pistone sale e l'altro scende, ok? Proprio per regolare le fasi del motore, no? Perché se fosse per esempio un motore quattro tempi, naturalmente diciamo i due pistoni devono lavorare ovviamente in maniera congruente, no? Perché nel motore quattro tempi l'unica fase utile, come sapete, sulle due corse di aspirazione, compressione, espansione e scarico, è quella dell'espansione. Va bene? Ok, ma se vogliamo essere più chiari e più dettagliati per quanto riguarda l'applicazione del teorema di Arnold-Kennedy, in questo caso noi di centri ne conosciamo due di più rispetto a prima. Quindi abbiamo detto quelli rossi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più 2, 9, in totale sono 15, quindi ne mancano altri 6, e come vedete il discorso diventa un po' complicato, va bene? Allora esiste un metodo grafico che ci aiuta a scrivere queste condizioni per trovare eventualmente tutti i possibili centri di istantanea rotazione, perché come vedete quando il meccanismo comincia a diventare complesso non è così immediato andare a scrivere le giuste condizioni di allineamento per trovare tutti i centri di istantanea rotazione. Allora si può procedere in questo modo: si disegna una circonferenza e su questa circonferenza si vanno a riportare tutti i membri del meccanismo. Naturalmente il discorso è valido in generale. In questo caso questo meccanismo presenta 6 membri, è un esalatero, va bene? Perché ha 6 membri. Andiamo a riportare questi membri con dei pallini su questa circonferenza. Quindi questo è 1, questo è 2, questo è 3, 4, 5 e 6, e per chiarezza del disegno li mettiamo equidistanziati. Quindi abbiamo 6 membri, per cui viene fuori, se congiungessimo questi vari punti, un esagono, va bene? Ecco, allora le condizioni di allineamento possono essere dettate dall'ausilio appunto di questa circonferenza. Ok? Bene, allora dobbiamo trovare tutte le combinazioni possibili e questa circonferenza ci torna utile. Abbiamo detto che ne abbiamo trovati 9, sono 15, me ne mancano 6. Allora, tanto per cominciare potremmo rappresentare quelli che abbiamo già trovato. Cosa conosciamo? Facciamolo rosso. Abbiamo il P2-1, che è questo. Quindi il centro di istantanea rotazione corrisponde, diciamo, a un segmento di giunzione. Questo serve soltanto a ragionare sulle combinazioni possibili. Quindi 1-2, ok? Poi abbiamo il P2-3. Poi abbiamo il P3-4, non ci dobbiamo meravigliare che stiamo disegnando la parte esterna dell'esagono, perché questi sono appunto disposti in qualche modo in serie. Andiamo a vedere, poi abbiamo P2-1, P2-3, P3-4, giusto? In serie, e infatti andiamo a disegnare, ripeto, no? Parte del perimetro dell'esagono. Dopodiché abbiamo il P4-1,
il 4-1, quindi devo rappresentarlo in questo modo. Poi abbiamo il P5-3, che è questo, il P5-6, che è questo, e il P6, che sarebbe il P6-1. Ok? Quanti lati sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanti quanti i centri di rotazione che conosciamo dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli, cioè delle punte rotoidali. Ok? Ma noi ne abbiamo trovati subito altri due, che sono quelli strettamente necessari per le analisi cinematiche, in particolare delle velocità, che abbiamo sviluppato rapidamente, cioè P3 e P5. Quindi io conosco anche il P3-1, perché l'ho trovato, il P3-1, lo faccio in giallo dello stesso colore, il P3-1, e ho trovato anche il P5-1. È questo. Ma il P3-1 l'ho trovato dall'allineamento, vedete, di P2-1 con P2-3. Ecco, e allora qui incomincio a capire come mi può tornare utile questo poligono, no? Perché 1-3 deriva dall'allineamento di 2-3 e 2-1, ok? Quindi scelgo un altro percorso che mi porta allo stesso risultato, cioè 1-3. Qual è il secondo allineamento? È 4-3-4, va bene? Vedete che anche in questo caso 4-3-4, va bene? Quindi questa rappresenta la, diciamo, il segmento di giunzione diretto, ma ci posso arrivare così o ci posso arrivare così. E queste sono le condizioni di allineamento, che ho utilizzato in maniera abbastanza intuitiva, ma questo metodo mi aiuta dove non mi aiuta l'intuito, va bene? Andiamo a fare lo stesso discorso per il P5. Il P5-1 è quest'altro giallo che abbiamo trovato, ma deriva da quale condizione di allineamento? P3 e P5-3, quindi sarebbe P3-1 e P5-3. Ci siete? Ancora, guardando sotto, abbiamo P6-1, P5-6. Ormai abbiamo capito come funziona questo giochetto, ok? E come vedete qui mancano delle combinazioni, e quelle combinazioni sono quelle che noi vogliamo trovare, cioè i 6 centri di istantanea rotazione mancanti rispetto a quelli totali pari al numero di 15. E allora procediamo con un colore diverso e andiamo per esempio a trovare il centro di istantanea rotazione nel moto relativo di 2 rispetto a 4, quindi P2-4, moto relativo del pistone rispetto alla manovella. Poi vedremo più avanti che queste informazioni, che ci sembrano abbastanza lontane dalla pratica, tornano utili anche nella progettazione di meccanismi con legame alle applicazioni pratiche. Per il momento impariamo il metodo. Quindi P2-4 lo vado a rappresentare, come detto, in un colore diverso. Quindi 2-4 sarebbe questo. Come vedete è un segmento nuovo di questa costruzione. Come posso arrivare da 2 a 4 per trovare le altre condizioni di allineamento? Beh, un modo semplice, basta guardare qui, 2-3, 2-4, o 3-4, giusto? Quindi 2-4 deve essere allineato con P2-3 e con il P3-4. E infatti, come vedete, i pedici sono rispettati, no? Perché ho tre corpi rigidi, 2-3-4, in tutte le combinazioni possibili, 2-4, 2-3, 3-4. Quindi, ok.
Va bene? È una prima condizione. Poi potrei arrivarci, e con quello che conosco, altrimenti sto in stand-by e vado avanti con un altro, naturalmente. Ma qui ci posso arrivare subito, perché? Perché se questa è una condizione, cioè 2, 3, 3, 4, io posso arrivare da 2 a 4 anche come 1, 2, 1, 4. Va bene? Da quest'altro lato. E quindi posso scrivere che P2, 4 deve essere allineato con P2 o P2, 1 e P4. Detto questo, andiamo a rappresentare tali condizioni di allineamento e quindi a trovare quest'altro centro. Quindi con questo siamo arrivati a 10 dei 15, ne mancano altri 5. Allora, abbiamo 2, 3, 3, 4, la condizione di allineamento è questa. Poi ho P2, P4. P2 è questo, P4 sta all'infinito in questa direzione, e quindi tutte le rette parallele naturalmente si intersecano nello stesso punto in proprio. Monade della favola, questo è il P2-4. Va bene? Andiamo per esempio a trovare il P5-4. Ecco, vedete che più la cosa diventa complessa, più diventa utile questa costruzione. Ok? Allora, dobbiamo scrivere questa condizione di allineamento che è finalizzata a trovare il centro di istantanea rotazione P5-4. Cancelliamo qui. P5-4 deve essere allineato con 5-3-3-4. P5-3, P3-4. Sempre guardando questa figura, 5-4 deve essere allineato con il 5-1 e quindi con 5 e con il 4. 5-1-1-4. Quindi P5, P4, dove il P4 è un punto improprio. Andiamo a rappresentare questa condizione di allineamento per trovare il P5-4. Allora, abbiamo il 5-3 e il 3-4. 5-3-3-4. Questa retta, l'altra condizione che è questa, P5 e P4, P4 è all'infinito, quindi considero la retta passante per P5, che è questa, questo punto è P5, 4. Va bene? Andiamo avanti. Andiamo a trovare, per esempio, il P6-4.
Allora, I6 e 4, può essere allineato con P6 e P4, P6, P4, che è il proprio, questo pure è il proprio. Ma questo deve essere anche allineato con il P5-6, P5-4, P5-6, P5-4. Allora, rappresentiamo la retta P5-6, P5-4. P5-6 è questo, P5-4 è quest'altro. Sì, ok. Ecco, la prima condizione di allineamento è un po' strana, no? Perché 6-4 dovrebbe essere allineato con P6 e con P4, però sia 4 che 6 si muovono di modo traslatorio e quindi ciascuno di essi ha un centro di istantanea rotazione all'infinito. Quindi qual è la retta che passa per due punti propri? È la retta impropria, cioè costituita da tutti i punti impropri del piano. Quindi vuol dire che anche questo punto è punto improprio, va bene? Perché è l'unico modo per poter essere allineato a due punti impropri. Siccome tali punti sono localizzati sulla retta impropria, naturalmente anch'esso deve essere improprio, ma deve essere improprio e deve rispettare l'allineamento 5-6-5-4. Quindi noi una direzione ce l'abbiamo, perché la direzione è questa, 5-4-5-6, quindi alla fine è il punto improprio di questa retta. Questo è il P 6-4 improprio. Questa cosa non ci deve meravigliare, perché in sostanza noi abbiamo il membro 4 che trasla e il membro 6 che trasla. Quindi qual è il moto relativo? Immaginate che questo sia un treno che va in questa direzione e questo sia un altro treno che va in quell'altra direzione. Il moto relativo non presenta rotazione, il moto relativo è ancora di tipo traslatorio. Se entrambi hanno un moto traslatorio rettilineo, nel moto relativo naturalmente non abbiamo rotazioni, ok? E quindi questo non ci deve meravigliare, che il P6-4 è un punto improprio. Andiamo avanti e andiamo per esempio a considerare il P6-2. Il P6-2 è allineato con il P6 che è ancora improprio e con il P2 che invece è un punto proprio, no? Perché passo qui sopra, giusto? Ma questo è allineato anche per esempio con il P6-4, passando sotto qui, e il P4-2. Vediamo rappresentare anche quest'altro punto, P6-2, quindi abbiamo un P6 all'infinito con un P2, ma il P2 è proprio, quindi dovrei considerare la parallela a questa, che poi sarebbe la perpendicolare a questo asse, passante per 2. Quindi la perpendicolare a questa, a quella bianca che sarebbe l'asse, è questa qui.
Questa è la prima condizione di allineamento. La seconda, ho un 6-4, che è questo punto improprio, anche questo è proprio, e il P4-2. Il P4-2 allora il 6-2, quindi 4-2, il 2-4 sarebbe, ovviamente sarebbe questo qui, quindi 2-4 con il 6-4 improprio, quindi dovrei fare la parallela a questa, a questa. Questo è il centro di istantanea rotazione tra 6 e 2. Queste due sono parallele. Quindi abbiamo P6-4, P2-4, P6-2, P2, P6-2, P6. Andiamo avanti, andiamo a trovare il P6-3. Siamo quasi arrivati, quindi P6-3 allineato con il P6 infinito e P3, oppure P6-4, P3-4. Quindi P6-3, abbiamo P6-1, P3-1. Oppure P6-4 con P3-4. Allora, P6 all'infinito, passante questa volta per P3, quindi devo considerare questa perpendicolare, queste sono parallele, passa per P3 e P6 proprio. La prima condizione rispettata, P6-4, P3-4. P3-4 eccolo qua, P3-4 è questo, e il P6-4, P3-4, P6-4 abbiamo già usato, è questa condizione di allineamento. Okay. P6-4, quindi questo è la prima condizione, l'abbiamo rappresentata, che è P3 P6 all'infinito, quindi mi manca il P3-4, che è questo, quello rosso, questo qui, con il P6-4 che invece è all'infinito lì. Allora devo tracciare una parallela per questo punto. Ok, questo qui è il P6-3. Quindi abbiamo P3-4, P6-3, P6-4 all'infinito. Ok, P6 all'infinito, P3 va bene. Allora, quindi quanti centri abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quale manca? 5-2. P5-2 è allineato con il P5-3,
e il P2RE. E ancora P5-4 che è allineato con il P2-4. Allora, questo è il P5-4 e questo è il P2-4, quindi possiamo congiungere questi due. La retta è questa, 2-4-5-4, quindi ho scritto la seconda condizione, poi il P2-3 è questo rosso e il P5-3 è quest'altro, sempre rosso perché deriva dalle coppie aromidali. Quindi ricavo per intersezione quest'altro centro che è il P5-2. No, questa qui è quella di sotto, quindi 2-4-5-4. Ok, abbiamo trovato tutti e 15 i centri di istantanea rotazione possibili e come vedete è stato particolarmente utile avere a disposizione questo metodo. Normalmente non è così necessario per l'analisi cinematica, come dicevo prima, in genere è sufficiente ricavare soltanto i centri assoluti. Allora facciamo un'ultima applicazione del teorema di Aaron-Kennedy a questo meccanismo qui, nell'ipotesi di contatto di puro rotolamento, in quanto in tal caso il meccanismo diventa di un grado di libertà. Va bene? Non li troviamo tutti, troviamo quelli che ci interessano per l'analisi cinematica. Va bene? Allora, come al solito facciamo riferimento al centro P2, cioè quelli che riesco a trovare dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli. Qui ho una coppia rotoidale, quindi questo è il P2 sicuramente. Se qui accettiamo l'ipotesi di un contatto di puro rotolamento, questo è il centro di istantanea rotazione 2-3 in questa coppia rotoidale abbiamo il P3-4, il membro 4 trasla per la presenza in questa coppia prismatica, il centro di rotazione è all'infinito in questa direzione, quindi questo è il P4 infinito. Questo è ciò che posso dire a priori dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli, ok? Quindi P2, P2-3, P3-4, P4. In effetti in questo meccanismo l'unico membro che si muove di moto rototraslatorio è proprio questa rotella, rotella 3, perché la camma 2 si muove di moto puramente rotatorio intorno a P2, la punteria 4 si muove di modo puramente traslatorio per la presenza di quella coppia prismatica, è, diciamo, il corpo che ruota e trasla è soltanto la rotella. Va bene? Quindi per l'analisi cinematica alla fine quella, l'unica cosa che ci interessa è trovare il centro di istantanea rotazione P3. Questo è quello indispensabile per l'analisi cinematica ed è quello che ci apprestiamo a fare. Quindi per trovare il P3, qui non è necessario scomodare questa costruzione, possiamo scrivere che P3 deve risultare allineato con il P4, che è un punto improprio, e P3-4, sicuramente.
ma posso anche scrivere con riferimento al membro 2 P2, P2'. Da queste due condizioni di allineamento dovrei essere in grado di trovare la posizione del centro di istantanea rotazione P3, va bene? Ed è quello che ci apprestiamo a fare. Quindi P4 è un punto improprio all'infinito e deve passare quindi questa retta per P3-4, non è nient'altro che questa, mentre l'altra condizione di allineamento corrisponde alla retta che passa per P2 e P2-3, cioè questa. Queste due rette gialle si intersecano in questo punto, che è il P3 che stavamo cercando, cioè il centro di istantanea rotazione della rotella, nell'ipotesi di un contatto di puro rotolamento, naturalmente. Ok? Vogliamo rappresentare i vettori velocità, una cosa molto semplice in questo caso. Supposta assegnata la velocità angolare della camma, omega 2, ecco, il moto della camma è puramente rotatorio intorno a questo asse, quindi la velocità del punto di contatto, quale punto appartenente alla camma, si ottiene in questo modo, giusto? Perché la camma globalmente ruota intorno al punto fisso P2 e quindi quello è il vettore velocità. Non vi scrivo le equazioni perché insomma sono banali. E tale punto in contatto di puro rotolamento ha la stessa velocità ritenuta appartenente alla rotella. Perché? Perché la differenza deve essere uguale a zero, perché il moto è un puro rotolamento, va bene? Quindi questo vettore velocità è identico sia se questo punto lo riteniamo appartenente a 2, cioè alla camma, sia se lo riteniamo appartenente a 3, cioè alla rotella, ripeto, solo nella condizione di puro rotolamento. Pertanto possiamo ricavare una velocità angolare istantanea omega 3 della rotella con riferimento al proprio centro di istantanea rotazione e da lì possiamo risalire alla velocità di salita, in questo caso, della punteria. Questo è il campo vettoriale delle velocità, quindi possiamo facilmente risalire alla velocità della punteria, nota che sia la velocità di rotazione omega 2 della camma, come mi aspettavo trattandosi nell'ipotesi di puro rotolamento di un meccanismo ad un solo grado di libertà. Va bene? Possiamo fermare qui per ora.